Dolcini carni, io oggi sono super mega iper emozionata e contentissima. Sono emozionata perché sono tornata in edicola e ci sono nuovissime profumazioni e colorazioni. Gli schifi l'Alzheimer all'interno del barile. E come voi sapete, io ho iniziato anche sul mio canale a parlare di schifi l'Alzheimer all'interno del barile. Ho fatto anche un video con Andrea dove gli sbattevo in faccia lo slime ed erano questi qui. Ora hanno cambiato le profumazioni e hanno soprattutto aggiunto dei colori spettacolari, perché guardate, eccoli qua, sono veramente tantissimi. Io sono contentissima e non vedo l'ora di scoprirli insieme a voi. Hanno tutti ancora la plastica, quindi adesso, prima di mostrarveli tutti, vado a togliere questa plastica. Mi raccomando, fatevi sempre dare la rivista insieme al barile. Ma che carino, cioè bucciosissimo. Iniziamo subito con questo qui rosa. Costano 2,99 euro, perché all'interno ci sono tantissime cose. In più c'è scritto 6 colori fluo e 6 colori schifi. Quindi iniziamo da questo qui rosa, che dovrebbe essere un colore schifi, si chiama Candy. Quindi apriamolo, mamma mia che emozione. Cioè vado subito ad annusare. Mamma mia, profuma tantissimo di caramelle, ma al 100%. Vediamo, mamma mia, questo è lo slime originale. Ecco, lo slime, ragazzi, è così, cioè è questo. La consistenza dello slime è proprio questa. Deve essere così fluido e fare pom 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 pom. Deve essere così, che bello. È bellissimo, ragazzi, è bellissimo, è puro slime, e poi è rosa, e poi lascia un odore di caramelle, di zucchero. Viva lo zucchero e viva questo qui rosa, che non avevo dubbi, è super mega iper bello. Lo vado a richiudere nel barile. Potete anche fare così, tipo pezzi di slime ovunque nella mia scrivania, ma ormai è abituatissima a queste cose. Quindi apriamo un altro colore, questo qui viola, che dovrebbe profumare di blueberry, quindi mirtillo. Wow, ma che colore bellissimo è. Wow, profuma tantissimo, ragazzi, ma proprio tanto tanto tanto. Ma che bello. Sono stupendi, sono stupendi. Mi ricordo tantissimo tempo fa, quando io li acquistavo in fettine edicola e volevo i barili, ed eccoli qui, sono tornati i barilozzi, come li chiamavo io. No, vabbè, bellissimi. Questo è il vero slime, profuma tantissimo di mirtillo, ma proprio tanto tanto tanto. Andiamo avanti. Apriamo questo qui. Io già sto piano piano levando anche da tutti i tappi, così il video non dura tipo un'eternità. Wow, che bello questo, che colore stupendo. Ma che colore è, bellissimo, è tipo un rosa fucsia, è stupendo. E profuma di ciliegia, ma tantissimo di ciliegia, proprio tanto 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 di amarena. Wow, mamma mia che bello, sembra tipo un budino tra le mani, tra le nostre mani. Questo qui, oh mamma, ha fatto tipo una puzzetta super mega gigante. Andiamo avanti con questo qui rosso, che mi auguro che profumi di fragola. Mamma mia, sì, tanta tanta fragola. Wow, profuma tantissimo di fragola, e il rosso è troppo troppo bello, è super mega intenso. Mamma mia che odore, ragazzi, fa tantissimo, ma tantissimo odore. E mi piace tipo rimetterlo dentro il barile e far fare tante puzzettine al nostro slime. Andiamo avanti con questo qui. Questo qui è verde e quindi mi ricorda già a prescindere lo slime. E questo qui di cosa dovrebbe profumare? Di mela verde. Mela verde, wow. E questo qui fa parte dei fluo, e in effetti, guardate, è un verde super mega acceso, ma tantissimo, tanto 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 acceso. Mamma mia che bello. Fatemi sapere giù nei commenti quale di questi colori che io vi andrò a mostrare oggi vi piace di più. Sicuramente questo qui, anche se è verde, l'odore di mela verde mi fa impazzire al 100%. Andiamo avanti con questo qui blu. Allora, blu di cosa dovrebbe profumare? Non lo so, la profumazione è strana, perché è tipo qualcosa di forte, di molto molto forte, ma non capisco perché è tipo qualcosa sì dolce ma fresco, quindi questo qui non ve lo so dire, è super blu, è tipo un blu profondo, un blu notte, molto bello anche questo qui. Adesso apriamo questo qui arancione, che dovrebbe profumare di arancia a questo punto. Sì, e devi uscire
slime, devi uscire. Ma profuma tantissimo di arancia, ma proprio tanto tanto tanto. E fa parte dei fluo, in effetti è super mega fluo, è molto molto fluo. La cosa bella di questo slime è che lo mettete nelle mani, tipo scivola, che è una bellezza, ma blu blu blu, tipo come un vero slime, 100%. Mi piace tantissimo fare così, non so perché, e non è maltrattare uno slime, ma è giocare con lo slime, non ci vuole una laurea per giocare con lo slime. Questo qui invece dovrebbe profumare di menta. Ok, intanto l'ho aperto, lo facciamo uscire, vado subito ad annusare. Sì, più che menta, questo qui profuma di anice. Questo è fortissimo, è anice al 100%. L'odore, vi dico la verità, non mi fa impazzire, ma il colore. Cioè, è azzurro, è bellissimo. Quindi, per colore ci siamo, ma come fragranza, no, anice non mi fa impazzire. Intanto fa mille puzzette questo qui azzurro, mamma mia. Questo qui giallo, perché non poteva mancare Titti, e ovviamente profuma di limone. Ok, e infatti profuma tantissimo di limone. Eccolo qui, giallo Titti. Che carino questo qui giallo, mamma mia che carino. È super mega carino ed è viscidosissimo. Infatti, se ve lo ricordate, ai tempi si diceva brivido viscido, in effetti è brivido viscido, veramente, perché è super mega liquido ed è bellissimo. Andiamo avanti con questo qui verde. Questo qui verde è un po' scuro rispetto al precedente. Di cosa profumerà? Di pera, molto bene. Sento tantissimo l'odore della pera. Poi non so voi, controllo, eh sì, di pera infatti, perché io mentre lo leggo anche nello scatolo, perché non posso ricordarmi le fragranze, anche se appena lo apriamo sentiamo subito la fragranza. E questo qui è pera, come verde non mi fa impazzire perché comunque è tipo un verde smeraldo, preferivo tantissimo quello lì invece verde tipo fluo, ma non è male neanche questo. Sicuramente piacerà tantissimo ad Andrea, ma guardate, oh mamma, il patatraccone ragazzi, il patatraccone mentre tipo cadono pezzi di slime. Ok, rimettiamolo qui. Apriamo questo qui azzurro. Sì, è tipo azzurro, un azzurro un po' scuro. Ok, wow, attenzione. Questo qui di cosa dovrebbe profumare? Ok, è un misto di frutti, ma io sento tantissimo anche, non so, la papaya. Non so perché sento la papaya. Tu le pera con la papaya. Chi si è visto i Minion lo sa. Mamma mia che bello questo. Ecco, questo qui sì, è liquido, sì, sembra budino, ma è morbidissimo. Wow, è morbido, è molto molto morbido. Sto dicendo molto morbido, no, non è morto nessuno, a volte dico morto non so perché, ma è bellissimo ragazzi, cioè wow, è bellissimo. Questo mi sa che rientrerà sicuramente tra i miei preferiti. E poi c'è l'ultimo è bianco e dovrebbe profumare di cocco. Sì, ok, eccolo qui bianco. Che particolare bianco. È strano, sembra tipo panna. Eh sì, profuma tantissimo di cocco, quindi è molto molto fresco. Che dire, molto bello anche questo qui bianco, è particolarissimo. E wow, cioè no, vabbè, poi il profumo di cocco mi fa impazzire, quindi questo qui è super mega bello. Ed eccoli qui tutti i nuovissimi Skifidol Slime. I miei preferiti in assoluto sono questo qui rosa, che è bellissimo, cioè pucciosissimo. Questo qui viola, il fucsia. Questo qui ragazzi è bellissimo, perché nonostante non sia rosa, viola, i soliti colori che piacciono a me, è bellissimo perché è super morbido, è particolarissimo e guardate come esce dal barile, è super molto liquido. E poi questo qui alla mela verde. Ho notato, anzi stavo notando mentre ci giochicchiavo, che questo qui bianco ha un effetto particolare, perché essendo che è tipo fluo, chissà se magari lo mettete sotto una fonte di calore e magari si potrebbe un pochettino illuminare. Non lo so, lo sto pensando io, non c'è scritto, ma perché vedo queste sfumature all'interno. Quindi boh, chi lo sa, fatemelo sapere voi giù nei commenti. Sono contentissima che sono ritornati in edicola, mi piacciono tantissimo. Questo è il vero e originale slime, così molliccio, così che ti fa venire tutti i brividi quando te lo poggiano sulle mani, quindi mi piace. Io vi mando un grandissimo bacio super mega iper puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcinicorni.